Oggi siamo nelle 10 notti su Minecraft, difficoltà super difficile. Porca puttana, no, in realtà sono 5 notti, mi sono confuso, scusate, sono stupidino. Però oggi è già notte in realtà, perché ho preso un po' di legno durante il giorno. E guardate là che c'è già uno schifoso. Aiuto, raga, però dobbiamo stare attentissimi, perché sennò poi dopo è un po' impossibile. Questa modalità ovviamente, come al solito, la faccio da solo perché è molto più difficile, quindi è molto anche più bella ovviamente. Ma ci dobbiamo ricordare che questa è una hardcore, quindi se moriamo è la fine per sempre, cioè saremo morti per sempre, il mondo è da buttare dopo. Inoltre, peraltro, perderemo anche la sfida e anche il video. Chi lo sa, magari forse perdo... no, però è così perdo, cioè nel senso, io ve lo dico, così perdo, no buono se perdo, perché... No raga, dobbiamo stare super attenti, cioè nel senso qua sto già per morire, cioè nel senso che è la prima notte, però insomma un po' di pazienza. Devo subito trovare una caverna, perché poi dopo dobbiamo... Ci serve troppo cercare di, insomma, avere un riparo con qualcosa di questo tipo. Sennò poi dopo noi cosa facciamo? Moriamo, non va bene se moriamo. Dobbiamo sopravvivere, perché se moriamo... E dopo, insomma, voi diventate delusi, perché di te, Duni, sei morto. E quindi no, buono, invece dobbiamo cercare di sopravvivere, perché se sopravviviamo poi dopo... è bello, no? Chi lo sa, non ne ho la più pallida idea. Sono proprio un puzzacchione però, perché ho appena trovato una caverna. E con questa caverna chissà cosa potremmo fare. Ma cosa intendo? Cioè nel senso, magari potremmo addentrarci nelle più profondità oscure della terra per poi poter riuscire a trovare il sacro graal. Il sacro graal dei tesori, che ci potrà far sopravvivere per tutte queste notti. Chi lo sa. Vi ricordo, allora ho messo 5 notti, perché se no 10 era davvero troppo. Ragazzi, questa è la terza notte. Dobbiamo stare super attenti, io sto per morire, non ho registrato, ero off camera praticamente quando stavo per morire, però insomma stavo davvero per morire, questo è il punto. Dobbiamo stare super attenti, perché se moriamo di nuovo, cioè nel senso di nuovo, vabbè, non sono mai morto per fortuna, ma se moriamo è la fine dopo, è la fine del... è un altro, guarda che adesso muoio per il ragno, no, vuoi vedere che adesso... No, per favore. Ok, allora, fermi un attimo. Allora, prima di tutto mi sono craftato questa armatura, che non è nemmeno molta perché ho trovato poco ferro. E poi dopo mi son fatto anche l'ascia, tipo, ok, l'ascia in ferro. Da poco però me la sono fatta, non è che è da tanto, cioè nel senso da poco mi sono fatto questa cosa. Quindi dobbiamo stare fuori e sopravvivere, cioè, fuori, perché ovviamente stare dentro non vale troppo, cioè nel senso è un po' illegale. Insomma, sapete bene che non mi piace tanto cercare di stare tanto tempo in miniera, perché poi dopo è brutto, no? Cioè è come se non avessi fatto niente, no? Perché se stai tanto tempo in miniera sei protetto, la miniera ti protegge tanto. E quindi non vale. Però qua c'è un creeper. Ciao creeper. Ciao creeper, come stai? Vuoi un bel saluto da Dunis? Ciao, ti ho salutato nel video di Dunis. Che non è niente, cioè nel senso, immagino che... Boh, non lo so cosa sto dicendo. Però, ok, qua ho preso altro ferro. Buono il ferro. Stiamo attenti. Io vi ricordo che qua potrebbe arrivare un creeper o uno zombie che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. E mi sa pure che voi non sentite quasi niente, quindi... Mettiamo un attimo il volume, perché è importante questa cosa, sennò poi dopo non sentite davvero niente. Poi per fortuna è che abbiamo le berries. Le berries sono super buone. Ah, un ragno schifoso. Muori, schifoso! Siamo attenti? Non dobbiamo per forza, cioè non dobbiamo affatto morire. Per forza morire assolutamente no. Però, ok, ci manca ancora una notte dopo questa, ci mancherà una notte. E quindi... cercheremo di sopravviverla al meglio possibile. Io non è che farò molto, magari mi crafterò un'altra armatura in ferro, ma non credo nemmeno di riuscire a fare qualcosa in diamante. Però insomma, cioè, vi chiedo scusa nel caso pensavate che facessi qualcosa in diamante. Non riesco, cioè 5 notti sono troppo poche. Ok, che, cioè, anche perché poi vanno vissute fuori la caverna. Cioè io potrei stare tipo giorno e notte in caverna e scavare, però mi sembra un po' ingiusto come cosa, no? Spostiamoci anche di un bel po' magari. Questa potrebbe essere la peggiore idea che io abbia mai avuto nella storia di Minecraft. Però se ci spostiamo di un bel po', magari evitiamo sempre di restare sempre nello stesso posto, che poi dopo diventa un pochino monotono, cioè nel senso un pochino noioso, no? Stare sempre nello stesso posto. Quindi magari se ci spostiamo un attimo, magari riusciremo anche a fare qualcosa di decente, anche di più carino e più coinvolgente. Aiuto raga, è pieno di scheletri, io l'ho visto con la coda dell'occhio, ma l'ho visto, ne sono sicuro. Scrivetemi voi cosa vedete nei commenti, e poi soprattutto mettetemi un emoji tipo di una spada, di un qualcosa tipo che simboleggia il combattimento, perché noi adesso stiamo combattendo come delle non lo so, come delle maiale.
Cosa sto dicendo? Io sto combattendo come una maiala, voi invece siete dei pro di avventurieri. No dai, scherzo, anch'io sono pro di avventuriero. Fatemelo fare, sennò poi dopo mi offendo. Cioè tutti insieme siamo pro di avventurieri che stiamo sopravvivendo alla notte più oscura di Minecraft. No, cioè letteralmente io mi sto cagando addosso comunque, perché qua potremmo morire da un momento all'altro. E no, buona questa cosa. No, no, no. In hardcore guardate che difficile, cioè nel senso non sembra. A parte che non sto vedendo zombie, quindi cioè adesso guardate, adesso mi metto qua così e dormo. Ah, che bello stare a fare niente. Tanto non arriva nessuno, no? Dopo tutto, insomma, non sta arrivando nessuno. Infatti sono, ma seriamente non sta arrivando nessuno, non è che si è buggato qualcosa. Yuhu! Vabbè, intanto viverò un po' off camera, quindi poi dopo ci vedremo magari forse all'ultima notte, se a meno che non succeda qualcosa, che non sto per morire, insomma, ci vedremo all'ultima notte. Questa è l'ultima notte che vivremo qua su Minecraft. E questa potrebbe essere la più pericolosa, perché me lo sento. Potremmo anche morirci da un momento all'altro. Io sono continuato a vivere qua nei paraggi in giro. Non mi sono spostato troppo perché appunto voglio spostarmi con voi. Però ho cercato di restare il quanto più possibile fuori, ovviamente lontano dagli zombie, lontano da tutto, cercando però appunto di non stare troppo in caverna, anche se lo ammetto a volte ci sono entrato. E anche tipo dentro i buchi. Cosa sto dicendo? Ma dai, no, se avete pensato male, insomma, non pensate male, sapete? Allora, cerchiamo di... qua c'è una caverna, però è meglio dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché non c'è da scherzare. L'ultima notte su Minecraft potrebbe essere pericolosa. Questa è l'ultima notte. Potremmo morirci da un momento all'altro, non sto scherzando. Anche perché siamo in hardcore e già lì ho visto una sorta di zombie, se non mi sbaglio. Poi può essere che mi stia sbagliando, dato che non ho gli occhi. A volte mi cadono gli occhi quando parlo. Non mi è mai successo in video, però a volte mi cadono gli occhi. Scherzo. Premetto che sto scherzando, non è vera questa cosa. Cioè non è vero che mi cadono gli occhi. Per fortuna non mi cadono gli occhi. Però dai, ho cambiato musica, sennò che noia quella musica. Oh porca puzzarda, una zombie, dobbiamo distruggerla. Come si permette di venire qua a venire a romperci le pappole? Per non dire qualcos'altro, perché guardate, io oggi sono veramente stizzito, veramente nervosito, veramente rutturpanto. Proprio così. Anche perché poi non si sa perché, ma ho un amico che però è un bacca, cioè una bacca, una berries, proprio qua su Minecraft, che però mi ha detto che sono un po' stupido. E come si è permesso quello là? Mi sono innervosito tanto. E infatti l'ho buttato nella lava, il mio amico barra bacca. Vabbè, che cazzo, cioè non sono normale comunque a volte, secondo me. E quindi, dato che... via, via, avete visto, vero? Mamma mia, ragazzi. Cioè, poi per fortuna che questo è un mondo che non userò mai più, perché sennò poi dopo ci distruggeva tutto il mondo e non andava affatto bene. Affatto, tu schifoso. Comunque non ho preso nessuna nuova armatura, perché ho pensato sia meglio cercare di... non lo so, di cercare di sopravvivere. Cioè, nel senso, insomma, cercare di stare fuori senza fare il fifone cagasotto. Dato che comunque qua in hardcore si muore spesso, e io sono così tanto pro da non morire 5 notti in hardcore. Non so come caspita sia possibile davvero. Cioè, nel senso, non avrei mai immaginato. Però, secondo me, è possibile perché appunto sto cercando di spostarmi tanto. E quindi gli zombie, insomma, i mob non nascono così in fretta. O in gergo tecnico non spawnano così in fretta. Gergo tecnico, vabbè, ma come sto parlando? Cioè, nel senso, scusa, ma scusate, mi sono inventato una parola, credo. Poi dopo non lo so, potrei anche sbagliarmi, magari non mi sono inventato nessuna parola, chi lo sa, però... mannaggia, oh, guardate questi scheletri, oh, porca puzzarda! Andate via immediatamente, schifosi! Andatevene, forza! Non se siete rotti in... non so... no. No. No, 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 no. Mi spiace, tu sì che sei simpatico, caro signor scheletro delle pappole divine, però no, 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 no. No, 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 no. Dobbiamo cercare una caverna. Sto per morire. Ragazzi, sto per morire. Questo è ufficiale, sto per morire. Ragazzi, sto per morire. Non so se l'avete capito, ma sto per morire. Se non troviamo una caverna in poco tempo, sarò morto e avrò perso la sfida. Però non vorrei perdere la sfida, sapete com'è? È importante cercare di sopravvivere in questa sfida pazzurda. Sapete cosa faccio? No, non posso farlo. Ho pensato di scavarmi un buco, ma sarebbe illegale. Andrebbe contro le regole di Dunis. Dei mondi di Dunis. E io non infrango mai le regole. Le regole sono importanti. Anche voi cercate di rispettare le regole, sono importanti. Ah, porca puzzarda, dobbiamo stare attenti. A meno che non siete antisociali. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Però porca puzzarda, dobbiamo stare attentissimi.
perché qua gli zombie possono essere all'angolo delle, degli angoli, all'angolo degli angoli, e poi quindi potrebbe... No, vabbè, no, 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 state scherzando, cioè... Ma... No, ragazzo, per morire, cioè, non so se... No, 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 no. Ah, ragazzo, sto per morire, sto per morire, cioè io ve lo sto dicendo. Io qua non so per quanto sopravvivrò. No, 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 ti prego, no, non voglio morire. Chi è che, bontà divina, chi lo vuole? Chi vuole morire? Cioè, nel senso, cioè, chi che, raga, sto per... Ora, oh, no, no, no. C'è un mini, no, ragazzi, un mini zombie. mini zombie, mi stava seguendo. No, 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 no. Mi sta seguendo. Ok, cerchiamo di stare calmi. Ok, agitarsi non serve a niente. Adesso dobbiamo avere sangue freddo e pensare. Cosa bisogna fare in questa situazione? Bisogna cercare di seminarlo. E quindi come posso seminarlo? Posso seminarlo? Mannaggia, come posso farlo? Come posso farlo? Pensa, Dunis, pensa. Come puoi fare a seminare questo zombie schifoso prima che perdi pure il cibo? Ovviamente correndo. Vabbè, correndo potrebbe essere... sufficiente. Ragazzi, avete visto? C'era un creeper. Scusate se non parlo a volte, ma devo cercare di concentrarmi su ciò che sto facendo. Sono qua. No, raga, no.